Vedete che l'ha pure ferito. Insomma, che aspetto lui aveva? Lui non lo sa. Ma noi non possiamo fare ricerche se non sappiamo che aspetto aveva. Ma non l'hai visto da. Salve, tenente. Salve, sergente, dove sono i ragazzi? Ah, li abbiamo pronti. Cerca per lei lì dentro. Andiamo. Quando ci fa sparare qualche foto, tenente? Già, quando è che ce li fa vedere? Non temete, cercheremo di sbrigarci al più presto possibile. Tenente, il giornale aspetta a noi per andare in macchina. Il signor Hank Bell per l'interrogatorio preliminare, il capitano Larsen. Capitano? Lei conosce Whitey? Certo. Avanti, sedetevi là. Su, sedetevi. Ok, Whitey, interrogatorio preliminare. Per il procuratore, il vice procuratore Bell. Per la polizia, il tenente Gunnison. Testimoni, il capitano Larsen e l'agente... Wallman. Agente Wallman. Sospetti, tre componenti della banda di minori, i Thunderbirds. Nomi? Arthur Reardon, Anthony Aposto e Daniel Di Pace. Di Pace. Chi di voi è Di Pace? Come ti chiami? Giuseppe Garibaldi. Vuoi che ti faccia rispondere a pedate? Ehi, questo non lo scrive. È lui Di Pace. È tuo padre John Di Pace? Io non ho padre.
Tua madre si chiama Mary? Che cavolo c'entra mia madre con questa storia? Niente, figliolo. Quanti anni hai, Danny? Ne ho 15. Non potete tenermi in stato di fermo e non potete interrogarmi. Sono minorenne. Fino a 16 anni, a meno che tu non uccida qualcuno come hai fatto. Ah, neanche questo ha scritto. Sta zitto. Oh. Gunnison. Si può anche giustiziare un minorenne per omicidio, ma non si può interrogarli in una stazione di polizia. Beh, senta, sono stufo di coccolare questi bulli solo perché hanno 15 anni invece che 16. Lei non mi insegna niente su questi ragazzi. Io sono nato in questo quartiere e sono stato a scuola con i peggiori delinquenti della città. Una bella pedata è l'unico sistema per raggiungere... Gunnison, non è questione di pedate. Stavolta si tratta di omicidio. Mandare un minorenne alla sedia elettrica è sempre una gatta da pelare. Il pubblico ministero dovrà avere le mani pulite. La difesa non deve appigliarsi al fatto che l'abbiamo interrogato in una stazione di polizia. Giusto? Ok. Vediamo quanti anni hanno gli altri due. Separiamo gli omicidi minorenni da quelli adulti. Avanti, Whitey. Tu, nome ed età. Arthur Reardon, 17. Batman. Come ti chiami? Anthony Aposto. E quanti anni hai? 16. Avete avvertito le famiglie? Tutto secondo la legge, avvocato. La signora di Pace e il padre di Reardon sono già qui. Portatelo a vedere sua madre. Lavori di lama, eh? Non ci avete trovato coltelli addosso? Abbiamo trovato buchi in un cadavere e troveremo i coltelli. Ha cominciato lui, ha cacciato il coltello. Ha avuto quello che meritava. E perché avrebbe estratto il coltello? Eravamo in zona sua. E se lui veniva da voi, tu facevi lo stesso? Noi non siamo sudici spagnoli, siamo Thunderbirds. Conosci il nome del ragazzo che avete ucciso? Non l'avevamo mai visto. Si chiamava Roberto Escalante e aveva 15 anni. Sì? Fammici capire qualcosa. Voi passeggiavate per la sua strada, lui vi ha visti e vi ha assaliti con un coltello, esatto? Sì, esatto. Doveva saperci fare col coltello. Un cannone. Infatti doveva proprio essere un fenomeno, perché Roberto Escalante era cieco. Così, visto che Tolly ha confessato, credo che potrò occuparmi di quegli assassini minorenni, se lei vuole. Voglio dire, ho idea che sia un osso duro e mi piacerebbe qualcosa da prendere di petto, qualcosa che faccia titolo sui giornali. Ho chiesto ad Anke di condurre l'interrogatorio preliminare. A che punto sei? Beh, i fatti stanno quasi come nel rapporto. Ammettono l'omicidio, ma invocano la legittima difesa. Comunque, quello che hanno ucciso, il portoricano, era cieco. Cieco? La stampa monterà questa storia come il primo lancio spaziale. Li accuseremo di omicidio di primo grado. Senz'altro, secondo me. E vuoi occupartene tu? Dipende da te, ma prima di decidere è giusto che tu sappia che uno degli imputati si chiama Di Pace. Facevo la corte a sua madre da giovane. Ah, beh, i giornali ci inzupperanno il pane se lo sanno. Io mi corregga se sbaglio, signor Cole, ma mi sembra che politicamente questo sia un caso pericoloso. Politicamente? Non ci interessa affatto la politica, non è vero? Beh, sappiamo tutti che si sta sviluppando una certa corrente d'opinione tendente alla sua elezione alla carica di governatore e sono certo che nessuno di noi vorrebbe far nulla che potesse compromettere... No, andiamo, il peggio che potranno dire i giornali sarà: onesto procuratore accusa il figlio dell'antica fidanzata. A me non sembra affatto compromettente. Basta così per il momento. Salve, caro. Ciao, cara.
Sono a pezzi. Questo può aiutarti? Me lo sono guadagnato oggi. Hai visto che titoloni? È un caso scottante. Mamma, dov'è quel tuo reggipetto stretto? Ciao, papà. Ciao, bellissima. Terzo cassetto del Comò, solito posto. Grazie. Jenny, porti il reggipetto? Lo porta ormai da quasi 2 anni. Non devo averla guardata ultimamente. Uno di quei ragazzi ha solo 1 anno più di Jenny. Forse è per questo che l'idea mi perseguita. Ma sa usare bene il coltello. Chi ha deciso per l'accusa di omicidio di primo grado, Dan Cole? Sì, so perché ha assegnato il caso a te. Tu sei l'unico capace di assicurargli una condanna in quei termini. Manderebbe alla sedia sua madre per avere quella candidatura. Non è stata di Cole l'idea dell'omicidio di primo grado. È stata mia. Tua? Sì, mia. Non posso crederlo. Ma se anche tu provieni da quel quartiere... Sì, ma l'ho lasciato. Questo è vero, ma purtroppo non tutti hanno la forza di carattere per sopravvivere all'ambiente e alla povertà. Non tirarmi fuori le teorie sociologiche da salotto. Senti, cari, Harlem è diventato un incubo. Gli abitanti hanno paura di tornare a casa a piedi dopo il tramonto. Hai presente quel vecchio dell'edicola? Quello che mi prestò i soldi per il vestito col quale feci gli esami? Beh, 4 dei tuoi pupi sottoprivilegiati l'hanno bastonato. Gli hanno rotto le gambe, non potrà più camminare. E tu sei in pena perché 3 omicidi confessi saranno processati per omicidio. Buonanotte, gente, non mi aspettate in piedi. Jenny? Non ci pensavo affatto. Io vado a letto a mezzanotte, dopo di te. Oh, mamma, sei una tale borghese certe volte. Hai delle idee così ristrette. Tu mi capisci, vero papà? Hai sentito tua madre? Mezzanotte, cara. Spero soltanto di riuscire a trovare una spiegazione logica per Lonnie. Buonanotte. Lonnie? E com'è finito, Greg? È stato rimpiazzato da un uomo più maturo, 16 anni. Lo conosco, Lonnie? Non conoscevi nemmeno Greg? Senti, cara, non discutiamo. Coraggio, ti porto fuori a cena. Un bel bisteccone e una bottiglia di vino, che ne dici? D'accordo. A proposito, la tua antica fiamma, Mary Di Pace, ha telefonato 2 volte. Le ho detto di chiamarti in ufficio, le hai parlato? Non saprei che cosa dirle. Perché non le dici che hai intenzione di arrostirle il figlio, in onore dei vecchi tempi? Andiamo, andiamo, muovetevi! Lo vogliamo caricare questo pesce? Papà, che cosa hai fatto? Lascia perdere quello che hai fatto. Hai detto alle guardie dei coltelli. È lei il signor Ugello? Sono io. Spero che nessuno l'abbia visto entrare. Questa è sua figlia? Non ce li ho, non ne so niente. Sta zitta, disgraziata, andiamo. Che bella figlia che ho. Venga, venga. Che male ho fatto per meritarmi una figlia così? Bel padre. Mette la figlia in mano alle guardie. Ha fatto il suo dovere. Tu ti chiami Angela, non è vero? E ti chiamano Angie. Che ne hai fatto dei coltelli, Angie? Lei è tanto bravo, li trovi. Puoi avere dei guai nascondendo prove processuali, sì, lo so. Lo sai? Avanti, che ne hai fatto dei coltelli? Li ho incartati in un pezzo di giornale. Poi ho avuto paura e li ho gettati dentro una macchina. Che macchina? Non lo so. Dov'era la macchina? Le ho detto che non lo so, era lì ferma. Dove? Per la strada. Quale strada? Non lo so, non lo so. Angie, voglio che mi ascolti. Non ti succederà niente se cerchi di aiutarci. Pensaci bene. Dov'eri quando hai gettato i coltelli? Dimmelo. C'erano guardie dappertutto. Sono scappata. Ho girato un angolo. Niente più guardie. Non mi ricordo quale angolo. Non lo so, non lo so. Va bene, e questa macchina? Che tipo di macchina era? Non ne sono sicura. Poteva essere una Ford o una Chevrolet. Era vecchia, credo. Non ricordi il colore? Credo che fosse scura. Nera o forse era blu. Avevo tanta paura che non sapevo cosa fare. Va bene, Angie. Parliamo dei ragazzi adesso. Perché hai preso i coltelli per cominciare? Non lo so. Non lo so. L'hai fatto per Reardon? Che schifo. A posto?
Batman? No, l'ho fatto per Danny. Lui è diverso. È buono. È un tesoro, eh? Che cosa vuole saperne lei? Oh, che ha ucciso un ragazzo a sangue freddo. No, non è vero. Si è soltanto difeso. Cosa ne sai tu? Glielo dico perché l'ho visto con questi miei occhi, capisce? Cosa ci facevi là? Li avevo seguiti. Perché? Non lo so. Per spasso. E cosa hai visto? Io ero rimasta un po' indietro. Il ragazzo sugli scalini cacciò un coltello. Quel ragazzo non ci vedeva. Eppure ha tirato fuori il coltello. Ho visto luccicare la lana. L'ha visto qualcun altro? Io ero sola. Ma c'era parecchia altra gente intorno. Devono averlo visto. L'ho chiesto a tante altre persone. Nessuno l'ha visto. Lei lo ha chiesto a dei portoricani. Io credo che tu stia inventando tutto per salvare. Io non mi invento niente e non creda di spaventarmi per farmelo dire. Non sono ancora riuscita a togliermi il sangue dalla gola. Questi portoricani hanno fatto una bella messa in scena, vero? Già, grande. E la interessa, Barton? Credevo che per voi l'unico portoricano buono fosse un portoricano morto. Lei non legge molto il nostro giornale, signor Bell? Non di recente. Abbiamo aperto la campagna per le minoranze oppresse. Dovresti leggerlo. C'è un servizio su Park Avenue e le case Squidward. Noi siamo al servizio del pubblico. Sì, lo so. Suggerite ai cittadini a chi possono telefonare. Abbiamo saputo che hanno inventato la storia che quel povero cieco ha estratto un coltello. C'è qualcosa di vero? Niente affatto. Bene, perché i nostri lettori si aspettano la sedia per gli assassini di questo gentile e poetico portoricano. Farò del mio meglio. Chi è che gli passa queste notizie, mi chiedo? 90 su 100 la ragazza mente, ma supponendo che avesse un coltello. L'avrebbe adoperato per legittima difesa. Se l'aveva, non otterremo mai un verdetto di primo grado. Ed è questo che vuoi, non è vero? È questo che voglio. Arriva Cole, andiamo. Signor Cole, una foto, prego. Ci dica la novità. Ehi, lasciate voi, passare, indietro, su, fate lasciate l'arco, passare. Fate l'arco. C'è niente per noi oggi? Certo, la mia amministrazione non avrà riposo finché giustizia non sarà fatta. Sono venuto al funerale perché ciò sia perfettamente chiaro. I suoi uomini sono tutti presenti. Buongiorno a tutti. Ben. Chi sono i ragazzi in costume? Gli Horsemen, una banda portoricana. Vuol conoscere il capo? Sì. Ehi, Zorro! Ecco, puoi andare. Vieni qui un momento, per favore. Sta attento. Questo è il signor Cole, il procuratore distrettuale. Zorro. Li mandate alla sedia quelli che hanno ucciso Roberto? Ci proveremo. Voglio proprio vedere. Che intendi dire, figliolo? Che scherza? Provare. Per la polizia quelli di Porto Rico non sono neanche esseri umani. Sarà la solita storia anche questa volta. La signora Escalante. La madre del ragazzo morto. Signora Escalante, sono il procuratore distrettuale. La prego di accettare le mie condoglianze. Grazie. E questo è il signor Bell, il mio assistente. Si occuperà di questo caso.
Non può far niente per Roberto. È tardi per aiutare Roberto. Signora Escalante, la prego di credermi. Mi lasci dire una cosa. Quando ero bambina, nella mia famiglia, mi hanno insegnato l'amore. Me l'hanno insegnato a Porto Rico, dove sono nata. La gente di là ti sorride sempre. Qui è tutto diverso. Qui ci sono tante persone, ma non c'è nessuno che ti sorrida. In questa città, in questa strada, non c'è tempo per l'amore. C'è soltanto tirria, odio. Odio. Ed è quest'odio che ha ucciso mio figlio. Suo figlio avrà giustizia, signore Escalante. Ah, signor. C'è una sola giustizia. Lei vuol fare qualcosa, eh? Va bene, può fare qualcosa per me e per mio figlio. Una sola cosa. Ucciderli. Uccidere gli assassini nello stesso modo in cui hanno ucciso mio figlio. Prima dovrete accecarli e poi prenderli a coltellate nello stesso modo che hanno usato con mio figlio nelle sue tenebre. Uccideteli da quegli animali che sono. Uccideteli e liberate le strade da quegli animali. Questo potete fare per me, signor. E per il mio figliolo, che è morto. Dios me perdone. È questo che intendi fare, Hank? Salve. Vorresti uccidere mio figlio? Hai intenzione di cavargli gli occhi e prenderla coltellata nelle tenebre? Vuoi ucciderlo come un animale, eh? Questo è tenente Gunnison, la signora di pace. Danny non c'entra affatto in tutta questa storia. Purtroppo sì. No! No! Vuol proteggere qualcuno o qualcosa. Io lo conosco. Lo so, è mio figlio, tu non sai nulla. Lui mi ha giurato che non fa nemmeno parte della banda. È successo, Mary. Non rappresenta altro mio figlio per te. Un altro caso da risolvere, un'altra condanna. È mio figlio. Danny avrà un equo processo come gli altri due. Questo quartiere lo conosci bene. Sei colpevole prima che ti arrestino. Mary. Tu cerchi dappertutto le prove della sua colpevolezza. Hai cercato degli elementi che provino la sua innocenza? No, non ti servirebbero. Non saresti più il primo della classe, vero Hank? Tutte uguali. Dicono tutte la stessa cosa. Mio figlio non è stato, mio figlio è un buon ragazzo, mio figlio non è capace. E ci credono tutte anche. Posso entrare un momento? Prego, avanti. Accomodati. Voglio chiamarti un ragazzo portoricano. Voglio che ti racconti un fatto. Puedo hablar con José, por favor? Venne a trovare Danny l'estate scorsa per ringraziarlo. Siediti, prego. José? Puoi venire subito a casa mia? La mamma di Danny. Sì, subito. Gracias, José.
Sono stata a cercarlo ieri. Siediti. Come fa ad attraversare la terra di nessuno? Passa dalle cantine e poi attraverso quel vecchio cavalcavia... Sopra il tetto. Sì. Sì, lo ricordo. Sarà qui fra poco. Aspettalo, io ti lascio, devo andare a lavorare fra un minuto. Lavoro in un negozio di elettrodomestici. Aspetta. Sigaretta? Ora ti faccio un po' di caffè, No, lascia. José? José, questo è il signor Bell. È un mio amico. Un vecchio amico, con lui puoi parlare. I Thunderbirds mi ammazzano se sanno che sono qui. E gli Osman peggio. Mi promettiste darmi un dollaro. Cosa racconta tutto, ti prego. Coraggio, figliolo. La conosce quella piscina della 124esima strada? Sì. Beh, zona neutra quella. Niente guerra. Io c'ero andato con degli Osman. Io non nuoto bene, sai. Hai paura di andare a fondo? No. E allora vattene da qui. Torna su. Luis, guarda. Luis! Che ti prende, Reardon? Guarda nell'acqua. Io non vedo niente nell'acqua. Spagnoli. Vale, che stanno facendo? Ti piace bagnarti con loro? Danny! Danny! Vieni qua. Che c'è, papà? Da un'occhiata, San Juan contamina l'acqua. Non li avevi mai visti prima? Vengono qui tutti i giorni. Oggi non mi garba. E tu chi sei? Il capo dell'ufficio immigrazione, per caso? Io sono io, non mi garbano e li caccio a pedate. Danny, non ti mettere nei guai. Adesso ti capisco. Ti fai comandare dalla pupa, eh? Va bene, leviamoci di torno questa storia. Perché porti la collana, tu? Credevo che solo le ragazze la portassero. Non è una collana. È sì, Gesù Cristo. Tu non tieni religione? Tu hai una religione. C'ha la religione, ragazzi. Vogliamo vedere quanto sei religioso, spagnolo. E non chiamarmi spagnolo. Vogliamo vedere se sei capace di camminare sull'acqua, spagnolo. Lo vuoi affogarlo? Su, lascialo andare, adesso basta! Tiralo sotto! Lasciatelo stare! Che diavolo, volete ammazzarlo? Grazie, José. Gracias, José. Gracias. Come puoi credere che lo stesso ragazzo che ha fatto questo pugnalerebbe un ragazzo cieco, indifeso? Se non l'ha fatto, dimostreremo che non l'ha fatto. Credimi, Mary. Sai, Hank, io feci un terribile sbaglio quando ti lasciai.
capito. Il giorno stesso che ho sposato Johnny. Si rivelò per un gangster da 4 soldi. Non ho mai detto a Danny che genere d'uomo fosse suo padre. Però lui è intelligente e a volte lo sorprendeva a guardarmi come se pensasse che razza di donna è questa se ha sposato un uomo come quello. E allora, per dargli una migliore opinione di me, io gli parlavo di te. E quando leggevamo il tuo nome sui giornali, oppure sentivo parlare della tua attività, allora pensavo, beh, non sei proprio da buttare via, se un uomo simile voleva sposarti. Non devi buttarti giù così. Cercherai di vedere Danny come è in realtà. Andrò a parlargli. Avrebbe potuto essere tuo figlio. È passato tanto tempo. Siamo cresciuti. Forse è un peccato, ma siamo cresciuti. E Danny crescerà. Arrivederci, Mary. Arrivederci. Qui 235, passo. Qui Hardy, passo. Qui Bell, Hardy. Notizie dei coltelli del caso Escalante, passo. Che notizie vuole? Beh, li avete trovati? Non ancora. Quanti uomini ha messo a cercarli? Tutti quelli che potevo. E quanti sarebbero? 2. Non bastano, tenente, dovrà metterci più gente. E diramare un comunicato circolare per la macchina. Potrebbe essere chissà dove ormai. E voglio un rapporto giornaliero dal suo ufficio. In quale ordine vuole che le sue richieste vengano respinte? Passo. Chi è questo tizio? Non ho tempo da perdere, Bell. Passo. Mi faccia parlare col capo del suo reparto. È andato in vacanza stamattina ed è la sola persona che possa dare l'autorizzazione per l'uso di ulteriore personale. Ma come, non ha delegato nessuno in sua assenza? No, nessuno. Allora tutto il suo reparto casca a pezzi perché il capo se ne va in vacanza. Troveremo i suoi coltelli appena potremo, signor Bell. Naturalmente non dobbiamo far altro che cercare un'automobile non specificata che può essere in qualsiasi punto degli stati di New York, Connecticut, New Jersey, Arizona o Texas. Non che non siamo capaci di farlo, intendiamoci, nonostante siamo oberati di lavoro e scarsi di personale e di paghe. Ma sono certo che a lei non interessano i nostri problemi interni. Passo. Senta, non vorrei dover riferire al procuratore distrettuale. Passo. Neanch'io. Piacere di averla sentita. Passo e chiudo. Ora dove si va? Cosa? Dove si va? Al carcere minorile. I miei non mi comprendevano. Io avrei voluto andare in campagna a vedere le vacche, ma invece mi mandavano per quella fetida strada a giocare con i compagni cattivi. Bei genitori, eh? No, ma non era colpa loro, erano poveri. Ok, Batman, adesso tocca a te. Io sono stupido, sa. Sono fesso, dicono. Non riesco a leggere neanche bene, sa. Il dottore mi ha detto che il cervello è un po' imbrogliato, sa. Non saprei come lo vado a strapazzare. Sì, fagli vedere quanto sei stupido, stupido. Ah, subito. E adesso digli quanto sei stupido. Oh, beh, sono stato in quinta elementare 5 anni tondi, mi pare. Mio padre è un alcolizzato. Mia madre prende inquilini e poi ci va anche fuori. Ho una sorella, ma non so se è mia sorella. Per questo sono traviato. Ci ho fatto su una canzone. Su,
Coraggio, cantala, stupido. Sì, sì. Mia madre le spaccia la droga, mio padre falsifica il gin, mia sorella lei batte per vivere, per questo champion di quasi. L'ufficio del dottor Walsh? È in fondo a quel corridoio. Sono tutti suoi. Ehi, sento, non vuole farci delle domande regolari? In piedi. Ne ho abbastanza dei test psicologici. Non mi interessa se finge. Non mi importa. Quel che finge rivela altrettanto quanto le sue reazioni reali. Esatto. Sì, sì. Sì, ora devo andare. Arrivederci. Mi chiamo Bell, vice procuratore. Ah, sì. So che stanno costruendo una sedia elettrica a formato ridotto su vostra richiesta. Andiamo, dottore. Bell'approccio amichevole. L'accusa è di omicidio di primo grado, no? Lo è in genere per l'omicidio premeditato. Ma quanto siete in gamba. Sono contento che non vi siate fatti sviare da quelle stupidaggini modernistiche sui problemi emotivi, l'ambiente, le condizioni familiari. Una piccola esecuzione di quando in quando. Così la smettono, eh? Non c'è altro sistema. Dottore, sono venuto qui per farle un paio di domande su questi ragazzi. Ho già parlato con Reardon e a posto. Sì, vecchie conoscenze. Quei due vanno e vengono da qui dentro fin da quando avevano 10 o 11 anni. E Di Pace è mai stato qui prima? No, è la prima volta. Mi dica qualcosa di lui. È svelto. Quoziente 135, capacità direttive. Ma i test psicologici danno aggressività e paura come per gli altri. Mi parli di Reardon? Mania di grandezza, complesso di inferiorità. Odia chi ha pelle o religione diversa dalla sua. Internamente atterrito, certo, ma più impaurito degli altri. E a posto è stupido quanto sembra? Ritardato. Molto. Come psichiatra, lei direbbe che è sano di mente? Lei sa bene che le parole sano e pazzo non hanno senso in medicina. Per la legge lo hanno. Io mi occupo di esseri umani e non di tecnicismi legali. Dov'è Di Pace? Nella sezione minori. Grazie. Prima che vada, la prego di perdonare le mie pessime maniere. Riflesso condizionato verso i pubblici ufficiali, suppongo. Non si preoccupi, dottore. Tutti abbiamo problemi emotivi. Siediti. Una sigaretta? Se la ingoi. Vorrei sentire la tua versione dei fatti. Per potermi friggere meglio? Che c'ho, la faccia da fesso? I miei avvocati hanno dato il permesso di interrogarmi? Sanno che sono qui. E t'avranno detto che sei in un pasticcio grosso. Mi hanno detto che sono innocente fino a prova contraria. Ma avrai un processo equo, se è questo che vuoi dire. Ma non al tribunale dei minori, un regolare processo per omicidio. È meglio che mi racconti la tua storia. Ok. Due parole, legittima difesa. È una stupidaggine, lo sai bene. E tu sei stupido ad insisterci. Peggio per me, sarò stupido. E impaurito anche, eh? Io non ho paura di nessuno, specie di un balordo come lei. Attenta come parli con me, sono qui perché sono amico di tua madre. Non mi freghi a me, signor Bell. Bell, ti chiami Bellini e sei guapo quanto me. Come mai, signor Bellini, ti vergogni di essere guapo? Lascia che ti dica una cosa, signor Bellini. Non andare per vicoli scuri da solo. Non sei neanche capace di farti rispettare da tua moglie, figurati dai Thunderbirds. E guarda che con noi ci rimetti le penne. E sta lontano da mia madre, pezzo di fesso. Mi scusi, sto cercando Zorro. No hablo su idioma, señor, nada. Por favor, ¿dónde está el señor Zorro? Va via, lasciami perdere, váyase. Signor Bell, cosa la porta nella mia zona? Vorrei parlare con Luisa Escalante. Perché? Era presente il giorno dell'assassinio, vorrei interrogarla. Vete a desire a Luis Escalante che non si spera in las tres putas.
Ora viene. Venga, le pago una birra. Tu mi credi un borghese, eh? Chi gliel'ha detto? Beh, sai, camicia bianca, vestito così. Ah, lei conosce Harlem? Sono nato e cresciuto qui. Mi credono un poliziotto e quindi si squagliano per paura di una letata. Vedo che conosce la zona. Se uno lo pizzicano, quello butta via una cartina che finisce vicino a te e ti trovi in galera per detenzione, o magari per tentato smercio. Dacci tre birre, Miguel. Ottima birra qui, le piacerà. Così lei lavora per Roberto, eh? In un certo senso è così. I Thunderbird non se la caveranno. Non è vero? Credo di avere abbastanza prove. Eh? Beh, gliela faccia pagare cara. Gli altri sono fetenti, ma quei tre sono i peggio. Ti stanno antipatici, vero? Si metta un po' nei miei panni. I negri ci disprezzano, gli italiani lo stesso. Gli irlandesi si sentono a casa loro. Noi portoricani siamo gente orgogliosa. Porto Rico non è la giungla africana. E gli irlandesi? Che diavolo hanno mai avuto? Me lo dica. E gli italiani? Michelangelo. E con ciò? Ha mai sentito nominare Picasso? Sì. Beh, Pablo Picasso è in gamba. Sono andato giù al museo per vedere i suoi quadri. Le dico che è grande, è grande. È il più grande artista di tutti i tempi. È come se cantasse e poi... Quello è il fattorino che non vuol pagare la protezione. Sa, Picasso ha nelle vene lo stesso sangue che c'è nelle mie. Poi sai il primo violino al musical? Portoricano. Andiamo. È un contributo al vostro fondo di guerra? Senta, noi abbiamo tre isolati qui. È come un'isola, piccola Porto Rico. Lei mi capisce, signor Bell, e non vediamo l'ora di andarcene. Ma finché stiamo qui dobbiamo proteggere la zona. La gente ci deve rispettare. E sa cos'è che la gente rispetta? La forza. Ecco, il nostro contributo alla sua beneficenza preferita. Lei sa che non è questo il punto, non è per i quattrini. Ma non possiamo permettere che si venga e si vada da qui come dei padroni. Già, come i Thunderbirds, eh? Già, come i Thunderbirds. Guardi che è capitato al povero Roberto. Un povero ragazzo cieco che non aveva mai fatto male a nessuno. Dimmi una cosa. I Thunderbirds sanno che difendete la zona. Come si spiega che tre di loro siano venuti a invaderla? E i Thunderbirds prendono la droga, ecco perché. Sono tutti drogati, non lo sa? Davvero? Quei ragazzi non erano intossicati. Ha ragione. Non erano drogati, allora perlomeno. Ma è colpa di Reardon. E gli altri due? A posto? A posto. Quello fa qualsiasi cosa gli dicano di fare. E di pace? È un po' matto. Ma sa, ha cavato uno dei nostri dai guai una volta. Perché avrebbe dovuto aiutare uno di noi? No, no, è stato Reardon. Ha delle rotelle fuori posto. Una gliel'ho spostata io. Gli ho rifilato un cazzottone. E quando è caduto a terra l'ho preso a calci. E sa perché? Perché non potesse rialzarsi, se no avrebbe fatto lo stesso a te. Allora ci deve essere passato anche lei. Ne ho qualche ricordo. Questa guerra non serve a nessuno, sai? È tutta una porcheria, una zozzeria, capito? Una zozzeria! Ecco cos'è la guerra di bande. La signora Escalante non vuole che Luisa venga qui. Ah. Beh, la vecchia non vuole che la sua pupa venga in questo posto. Vuol dire che gli parlerà a casa. Ok?
Che cosa le devo, barista? La birra la offro io. Permetti. Ho detto che pago io. Grazie. Signore Scalante, vorrei parlare con sua figlia. Ci può parlare anche qui. Luisa, vorrei sapere cosa è successo la sera che Roberto fu ucciso. L'ho detto alle guardie 100 volte. Lo so, lo so. Vorrei che lo dicessi a me. Abla. Io stavo seduta qui. Maria era là. Li abbiamo visti arrivare, saltare addosso a Roberto e prenderlo a coltellate. Ecco tutto. E Roberto aveva un coltello? Che cosa? Un cuciglio. Un cuciglio. I poliziotti non fanno che chiedere di questo coltello. E perché, quando non è vero? Roberto non aveva un coltello. I tre ragazzi dicono che lo ha estratto. È una bugia. L'ha visto anche una ragazza. Questo non è vero. Chi è questa ragazza? Luisa, puoi dirmi una cosa? Questa ragazza dice di aver visto qualcosa luccicare. Che cos'era che luccicava? Luccicava? Brillava. Oh, era l'armonica. L'armonica sulla quale suonava musica. Ecco cosa brillava. Era questo che voleva dire. Signore e signori, vi presento il nostro nuovo governatore, signor Dan Cole. Grazie, caro Paganelli. Amici, chiedo perdono per il ritardo. C'era uno che voleva scrivere la mia biografia. Primo grazie, governatore, signora, dello stato di New York, poi... Meraviglioso, Dan. Grazie. Ah, si mangia, bene. Sì, servi subito il signor Cole. La mia al sangue. Per il signor Bell al sangue. Vi rendete conto che una condanna nel caso Escalante vale una maggioranza di 50.000 voti solo in questo distretto? 50.000? È una cifra elettrizzante. Io direi che puoi contare su quella maggioranza. Ah, il caso procede bene. Non vedo come non potremmo ottenere un verdetto di primo grado. Oh, sarà roba da ragazzi. Anche ho un'idea grandiosa, senti se ti piace. Perché non ti fai fotografare mentre attacchi il contatto alla sedia elettrica? Tu hai un notevole potenziale politico, Anke. Ma devi avere la collaborazione di tutti, senza eccezione. Oh, non deve preoccuparsi di me, signor Cole. Io ho una fede illimitata nell'elettricità. Mia moglie si è laureata in sarcasmo all'università. Sì. Scusatemi, prego. Ascoltate, ascoltate, fermi tutti, calma. Prima che Dan Cole ci dica come la pensa, vorrei dire a voi tutti come la penso io. Bene, sentiamo. Io penso che Dan Cole sia sulla cresta dell'onda. E sono molto fiero. Sono fiero del nostro partito e sono fiero di Dan Cole. E io sono fiera del vecchio Hank Bellini. Arrivederci, signor giudice della Corte Suprema. Abbiamo una dura campagna elettorale, il che significa che ognuno di noi dovrà lavorare sodo. Altri 2.000 voti, non deve far altro che arrostire qualche ragazzo. Vi conosco, voi snob progressisti. Dove sareste finiti senza l'assegno di papà? Quando mai hai dovuto faticare per vivere? Credi che possa permettere il tuo idealismo fasullo? Io ho il mio lavoro, adesso monta in macchina. Metta a posto la macchina, mi basta un minuto. Non c'è fretta. Thank you.
andato a cercare? In che è successo? Maledetti! Maledetti! Oddio! Come si sente la mogliettina stamane? Come vuoi che si senta. Ho assegnato Kirk e Broski a scortarla finché non sarà tutto finito. Molto piacere. Non fate complimenti, c'è un brico di caffè sul fuoco. Dov'è quella gelateria dove se la fanno i Thunderbirds? Cosa? Vuoi andare nella loro zona di Harlem? Non sono stati i portoricani a farci visita ieri sera. Va bene, vengo con te. No, no, voglio restituire la visita di persona. Non è meglio arrestarli e portarli dentro? Qual è l'indirizzo? 17ª strada Manetti si chiama il locale. Bellezza Silverstone, è lui il capo. Che vuoi, amico? Mi hanno detto che i Thunderbirds se la fanno qui. Senti, amico, io qui vendo gelati, non so altro. Io sono il vice procuratore, ho una lista di tutti i nomi e indirizzi dei Thunderbirds. O li faccio portare alla polizia per un interrogatorio, oppure mi dici dove posso trovare Savarese. Ehi! Ehi! Venga qua. Stavamo giusto leggendo la storia di un certo vice procuratore. Sua moglie è stata spaventata da certi mattacchioni ieri sera. Ehi, Boccio, dà una sedia al procuratore. No, grazie. Non è gentile. Dov'è Bellezza Silverstone? Lo sa che lei ha un bel coraggio, signor procuratore, a venire qui senza una scorta? Mi dite dove posso trovare Bellezza Silverstone o devo farvi portare dentro? Vediamo. Di che gli voleva parlare esattamente, signor procuratore? Dov'è il telefono? Ehi, ehi, signor procuratore, cosa le prende? Non sa stare allo scherzo? Non si agiti tanto. Noi scherziamo continuamente. Rende la vita interessante, sa? Tu lo sai dove è andato Mimì? Qui dietro. Va a dirci che Sua Eccellenza o Maresciallo vuole parlare con lui. Lascia stare, glielo dico da me che Sua Eccellenza o Maresciallo gli vuole parlare. Non sta mica bene fregarsi tra paesani. Capito, Guagliò? Non si bussa? Dove hai imparato l'educazione? Sei tu, Bellezza Silverstone? Lei sa perché mi chiamano Bellezza, signor Bell? Me lo immagino. Perché sono brutto. Ma chi me lo dice è un uomo morto. Morto. Questo biliardo è balordo. Pavimento in pendenza. Tu sei un tipo duro, eh? Ha sentito parlare di me? 16 volte ho avuto il nome sui giornali. Sbagliano sempre l'indirizzo e non scrivono bene il nome. Silverstone. A lei... a lei non capita mai. Non è vero, signor Bell? La rimetta a posto. Ascolta, fesso. Due dei tuoi bulletti sono venuti da me ieri e hanno terrorizzato mia moglie. Sì, sì, e mi è dispiaciuto molto. Sono giovani, hanno la testa calda. Non posso tenere d'occhio tutte le mie truppe. Sono membri della tua banda e tu sei il capo. Se dovesse ricapitare, te ne riterrò responsabile personalmente. Signor Bell, le ho detto che mi dispiace molto. Faccia le mie scuse a sua moglie. Ricordati quel che ho detto. Signor Bell, la palla, prego. Grazie, signor Bell. Signor Bell, naturalmente è un po' difficile tenere i ragazzi a freno quando sentono che lei ha passato la serata a bere con gli spagnoli. Già, sappiamo che lei fa comunella con gli horsemen giù alla Tres Putas. Sono tutti drogati, lei lo sa, vero? È per questo che si chiamano gli horsemen, l'H sta per hashish. Invece, se qualcuno dei miei si droga, gli rompo le ossa. La stecca è curva. Un'altra cosa, signor Bell. Lei è andato a imbeccare il loro testimonio principale. Non è bello. Sono tre bravi ragazzi quelli che lei vuol fregare. Quei tre bravi ragazzi hanno commesso un omicidio. Tanti bravi ragazzi nella storia hanno ammazzato. In guerra più nemici ammazzati più medaglie ti danno. E mica non sei più un bravo ragazzo, no? E quello che ha inventato la bomba atomica?
ha avuto la medaglia più grossa. Bell'onore. Sarebbe come dire che grand'uomo ha inventato il cancro. Uff. No, lei commette un grave sbaglio cercando di condannare quei tre ragazzi. Sono bravi tutti e tre e hanno cuore. Tanto da accoltellare un povero cieco che suona l'armonica. Forse quel povero cieco se l'era meritato. Ha mai pensato a questo? O lei crede che i ciechi siano tutti angeli per caso? Comunque gli è costata la vita. D'accordo. Lei vuole sapere la verità su Escalante, gliela dico io. Anch'io lo credevo un povero cieco. Nessuno lo notava, era cieco e con ciò... Poi un giorno sentì che gli Horsemen si stavano espandendo. Pestavano la banda dell'isolato vicino. Vado a dare un'occhiata e vedo di tutto. Pistole fatte in casa, catene di bicicletta, coltelli. Poi notai qualcosa di strano. Qualche cosa che non andava. L'angioletto cieco. E perché? Quando è arrivata la polizia, ho scoperto il trucco. Quella piccola canaglia faceva da palo, da arsenale. Mollavano le armi a lui. Tutti gli Horsemen erano puliti. Le guardie non hanno potuto fermarne uno. Era un dritto. Era il capoccia della banda. Quel povero piccolo cieco. Ehi, diavolo! Vi ho fatto venire qui per chiedervi cortesemente di scortare il procuratore fino al confine della nostra zona. Sai dove abita Zorro, piccola? Grazie. Salve, signor Ben. Si accomodi. Venga nel mio ufficio. Vete. Si sieda, si metta pure comodo. Non posso offrirle una birra, ma accetto una sigaretta. Perché mi hai mentito? Io le ho mentito, signor Bell. Roberto Escalante era un capo nella tua banda. Ah. Uh-huh. Così si è messo a fare il detective, eh? Senti, Bello, tu sarai il padrone di questi tre isolati, ma quando parlo con te voglio la verità. Viviamo in un mondo crudele. E non si può stare senza far niente solo perché si è ciechi. E visto che le interessa tanto, le dirò qualcos'altro. Roberto non era solo il fratello di Luisa. Gli faceva anche da protettore. Luisa una prostituta? Precisamente. E Roberto procurava i clienti alla sorella. Che effetto le fa, signor Bell? E adesso le dico ancora un'altra cosa. A me non interessa se picchiava la madre o vendeva polverina. Roberto è stato ucciso da tre tipi che lo odiavano perché aveva la pelle un po' più scura. Reardon è arrivato come uno di quei giapponesi, i kamikaze, pronto a scannare uno spagnolo qualsiasi. Ha trovato Roberto e ha ucciso lui. La legge dice che per questo si muore, signor Bell. E sta a lei far sì che quei tre muoiano per questo. Senta, non vogliamo molto, ma questo lo vogliamo. Non mi interessa se lei se la fa con la madre di Di Pace o no. Ma stia attento a non tradirci. Dammi una sigaretta. Pronto, Dan? Sono anche, sono ad Harlem. Sta a sentire. Risulta che il povero indifeso cecchino era uno dei capi degli Horsemen.
È il protettore della nostra testimone che all'età di 16 anni... Vuoi restare in linea un momento, Hank? Jack, quel comunicato stampa su Luisa Escalante, annullato. E telefona al corsivista, quello che doveva fare il poema sul povero ragazzo cieco. Digli di sospendere. Lascia stare il perché. Allora dimmi, che influenza avrà sulla causa? Beh, non ho avuto il tempo di esaminare tutti i dettagli. Ma vorrei tornare a parlare un'altra volta con quel Danny di pace. Hank, non puoi farlo. La causa è troppo vicina per interrogarlo di nuovo. La difesa farà il diavolo a quattro. Dobbiamo correre il rischio. Devo cercare di far crollare il ragazzo. Hank, assolutamente no. Dan, quando rientro ti telefono. Ti trovo bene. Danny, il signor Bell ha delle domande da farti. Si è scoperto una cosa molto importante. Tu puoi fidarti, Danny. Forse potrà aiutarci. Le avevo detto di lasciarla perdere. Danny, tu sei membro dei Thunderbirds? A chi interessa? A tua madre, per esempio. Ha detto che le avevi giurato di non far mai parte di una banda. E con questo? Hai mancato alla promessa? È così. Perché? Perché, Danny? I Thunderbirds sono amici miei. Tu hai picchiato Reardon una volta per salvare un portoricano. Che è successo nel frattempo che ti ha spinto a uccidere un altro? Nel frattempo ho scoperto chi erano i miei veri amici. I tuoi amici ti hanno condotto qui. Cosa sta cercando di fare? Di separarmi dagli altri, farmi testimoniare contro di loro? Tu non sei come quegli altri. Non mi fido, lui sotto sotto cerca di convincermi a fare la spia ai miei amici. E poi io non parlo con te, visto che siete venuti insieme. Già, siete bene assortiti voi due. Di un po', non te la farei mica con lui, eh? Adesso so. Forse non avresti dovuto accompagnarmi, avresti fatto meglio a lasciarmi. Non ci pensare. Grazie, Hank. Grazie a te, Mary. Direi che non sono un granché come madre, eh? Se avessi avuto un padre. Già, bel padre. Non so, ho sempre sentito che un ragazzo va a finire male per mancanza d'amore. Io amo Danny più di qualsiasi cosa al mondo. Ringrazi Dio anche di non aver dovuto allevare tua figlia in queste strade. Buonanotte. Thank you.
Dottore, non fa niente se fumo. Se ci tiene. Gunnison. Come ti senti? Dio mio, ho voglia di vomitare. E ti sorprende? Ci è mancato poco. Tanto così che l'ammazzassi. Come stai? Ciao, Karin. Sto benissimo, cara. Ciao, bellezza. Papà. Una carica irregolare mentre cercavo di fare gol. Gunnison ce l'ha detto. Non sto male come sembra, solo un paio di costole. Me la caverò, sopravviverò. È necessario. Devo prepararmi per il processo lunedì a 8. Non mi sono confuso. Nemmeno per un momento. Mi sono riparato la faccia in modo da essere presentabile in aula. Sono vanitoso, eh? Mm-hmm. Ecco la differenza fra i poliziotti e i procuratori distrettuali. Voi proteggete le vostre belle facce, i nostri si proteggono i reni. Smettila di scherzare, Gunnison. Papà, quale banda è stata? Non lo so, cara. Thunderbirds o Horseman. Potevano essere gli uni o gli altri. Karin. Lo stavo strozzando. E non riuscivo a tenermi. Preferirei che l'avessi fatto. Che non ti fossi fermato. Avanti, adesso giriamolo sul fianco sinistro, piano. Piano. Karin. Sì, amore. Avrà avuto 15 o 16 anni. E io cercavo con tutte le forze di ucciderlo. Capisci? Sì. Sì? Salve, Bell. Abbiamo trovato i coltelli. Cosa? Chi parla? Sono il tenente Hardy. Tenente Hardy? Ah. Beh, aspetti un momento. Che succede, Hardy? Abbiamo trovato i coltelli. Ha trovato i coltelli? Ed è per questo che mi telefona, per dirmi che ha trovato quei dannati coltelli? Che cosa le prende, Bell? Mi aveva detto che erano importanti. Che cosa diavolo vuole che ci faccia a quest'ora di notte? Vuole un suggerimento? Non è spiritoso, Hardy. In che condizioni sono? Insanguinati. Bene, li mandi in laboratorio. Voglio il tipo di sangue e le impronte, dopo l'alba. Non le interessa come li abbiamo trovati? No, molto. C'è nient'altro? Una signora ai Kew Gardens ha trovato la sua bambina di 3 anni che succhiava il manico di uno dei coltelli sul sedile posteriore di una Plymouth verde chiaro. Lei ci ha aiutato molto con la sua descrizione, Bell. Una Ford o Chevrolet scura? Hardy, non mi telefoni mai più a quest'ora di notte. Sogni d'oro. Hank, come ti senti? Ti dolgono le ferite? Sto benissimo, solo un po' indolenzito. Hai ancora il gonfiore alla mascella. Dovrò truccarti un po' il viso prima di mandarti al processo. Ci manca solo questo. Che ne pensi delle piccole vittime dell'oppressione sociale adesso? Non capisco cosa vuoi dire. Eri molto sicura di te l'altra sera al ricevimento? Me ne dispiace molto, caro. Mi sono comportata da stupida. Evviva Escalante, hai detto.
Tesoro, ho una meravigliosa idea pubblicitaria. Fatti fotografare mentre attacchi il contatto della sedia elettrica. Non sono stata spiritosa. Colpa del Martini. Sapevi quello che dicevi. È tardi. Torniamo a dormire. Possiamo parlarne domattina. I delinquenti ti hanno terrorizzata e hanno quasi ucciso me. Credi ancora che meritino molta considerazione e speciali riguardi? Non crederai che io approvi questo genere di violenze. Ho fatto l'impossibile per cercare di scoprire cos'è che spinge quei mostri ad agire. Sono andato ad Harlem più di una volta, nelle loro case. Mi hanno sputato in faccia. Che posso fare di più? Tu cosa faresti? Non lo so. Ma no? D'accordo, mi sono sbagliata. Ah sì? Non sei convinta di quel che hai detto? Come vuoi. Sono convinta di tutto quello che ho detto. E un'altra cosa hai detto. Il vecchio Hank Bellini. Danny Di Pace ha detto lo stesso. Che ti prende, signor Bellini? Ti vergogni di essere un guappo? Mio padre credeva che per diventare buoni americani bastasse cambiare nome. Per me è stato sempre facile spiegarlo, è stato mio padre. Ma ora capisco che ero felice di essere d'accordo con lui. Ero segretamente felice che mio nome fosse Bell anziché Bellini. Faceva parte del distacco da Harlem. Come lo sposare te? Tu mi hai sposato perché mi amavi. Devi analizzare meglio la crisi che attraversi. E spero che troverai la risposta. La commissione istruttoria della contea di New York rinvia a giudizio Arthur Reardon, Daniel Di Pace e Anthony Aposto per omicidio premeditato di primo grado, commesso il giorno 25 luglio 1960 nella contea di New York, pugnalando proditoriamente Roberto Escalante e nello stesso momento e luogo causando la morte del detto Roberto Escalante senza alcuna provocazione. Firmato il presidente della commissione William Henry Baines. Bene. La difesa può aprire il dibattito. Il referto di laboratorio sui coltelli. Signor giudice. Grazie a te. Ma non lo legge neanche. Quando avrò tempo? Non credeva che li trovassimo. Infatti sono venuti fuori da soli. È molto interessante. Legga il referto. Sono sicuro che riserverete il vostro giudizio finché non avrete udito tutti i testimoni delle parti. E che il vostro sarà un verdetto giusto. Grazie per la vostra attenzione. Nome, cognome, indirizzo ed età. Luisa Maria Felipa Garcia y Escalante, 4910 strada ovest, età 16 anni. Tu sei la sorella del ragazzo assassinato? Mi oppongo. Riformuli la domanda, signor Bell. Tu sei la sorella di Roberto Escalante? Lo ero. Nel pomeriggio del 25 luglio 1960 eri seduta sugli scalini d'ingresso della casa dove abiti al 49 della 110 strada ovest? Sì, signore. Chi c'era con te? Mio fratello Roberto. Nessun altro? Sì, signore. La mia amica Maria Creva. Che stavate facendo? Io stavo parlando. Il tuo fratello? Faceva un po' di musica sulla sua armonica. Quindi voi tre eravate seduti sugli scalini pensando ai fatti vostri e guardando il movimento della strada, è esatto? Roberto non poteva guardare il movimento della strada. Vuoi dire che era cieco? Sì. E stava suonando l'armonica? Sì. E accadde qualcosa che interruppe la vostra quiete. Quelli! Quei brutti! Quei... Luisa! Luisa, cerca di controllarti, mettiti a sedere. Cerca di dirmi più chiaramente e tranquillamente possibile cosa accadde. Tre ragazzi vennero giù per la strada. Quando arrivarono davanti a noi, tirarono fuori i coltelli dalle tasche e colpirono Roberto.
Lo colpirono molte volte. Lo uccisero. E lui estrasse il coltello? Lui non aveva nessun coltello. Fece niente che potesse dare idea che volesse attaccarli? Perché avrebbe dovuto attaccarli quei ragazzi? Non sapeva neanche che erano là. Non poteva vederli. Perché avrebbe dovuto assalire quei tre? E dopo i ragazzi cosa fecero, Luisa? Scapparono via. Ma tu li vedesti bene prima che fuggissero? Sì, signore. Se li vedessi di nuovo, li riconosceresti? Sì, signore. Sono qui in quest'aula? Sì, sono quelli là! Luisa, per evitare ogni possibilità di errore e perché la corte sappia con esattezza di chi stai parlando, lascia il banco dei testimoni e va dai tre ragazzi che uccisero tuo fratello, toccando la spalla di ciascuno di essi per identificarlo. Escalante, la corte si rende conto dell'emozione che il dibattimento provoca in lei in questo momento e simpatizza per lei per la perdita di suo fratello. Tieni, leggi qui. Molto interessante. Non ho ancora finito. No, no, sto benissimo. Mi sentirò subito meglio. Voglio rispondere alle domande. Luisa, qual è la tua occupazione? Occupazione? Che cosa fai per vivere? Sei sotto giuramento. Ricordatelo. Che cosa fai per vivere? Faccio la vita. Vuoi dire che sei una prostituta? Sì. Quando sei divenuta una prostituta? A 14 anni. Sei divenuta una prostituta a 14 anni? Sì. Sei stata forzata a farlo? Mi oppongo, signor giudice. Non vedo lo scopo di questo interrogatorio. Ha qualche scopo che ha attinenza col nostro caso? Sì, signor giudice. Proceda. Sei stata coartata alla prostituzione? Coartata? È stato qualcuno, un uomo adulto, a costringerti a divenire una prostituta? No, signore. Ci ho pensato da me sola. Ci hai pensato da sola? Perché? Eravamo poveri e mia madre era malata. Non potevi lavorare? Avevo 14 anni. Ho cercato di lavorare. Non mi hanno dato il libretto di lavoro. E tuo fratello che faceva? Lui era cieco. E guadagnavi del denaro in quel modo? Certo. E tua madre non ti chiedeva dove lo prendevi? Sì. E tu cosa le dicevi? Le ho detto che facevo la vita. Hai detto a tua madre che facevi la prostituta? Sì. E lei cosa ha detto? Ha detto... maledetto il giorno in cui sei nata. Signor Bell, perché continua con questo argomento? Signor giudice, cerco solo di stabilire la verità. Grazie, Luisa. Non ho altre domande. A lei, avvocato. Nessuna domanda. La difesa è pronta? Signor giudice, la difesa chiede una breve sospensione. L'udienza è sospesa per 10 minuti.
È stata una magistrale presentazione anche. Vieni nell'atrio, fatti fotografare. Va avanti, voglio dare un'occhiata a questo. Siamo pronti, Dan. Niente male. Nome, cognome, età e indirizzo. Anthony Aposta, 16 anni. Che altro ha detto? L'indirizzo. La corte conosce l'indirizzo di Anthony Aposta. Anthony, siediti. Anthony Aposta, tu sei soprannominato Batman? Eh sì. Di un po', perché ti chiamano Batman? Beh, questo non lo so, mi ci chiamano tutti quanti. Da dove viene questo soprannome? È un personaggio dei fumetti. Capisco. E ti piace leggere i fumetti, Anthony? Ma certo, ci sono tante belle figure. E le parole, Anthony? Oh, saranno belle anche quelle, credo. Vuoi dire forse che hai qualche difficoltà con le parole? Beh, sai, io mica so leggere tanto. Anthony, perché ti piace questo Batman? Batman è uno che non ha paura di niente, sa. E poi lui porta sempre un bel vestito nero tutto lustro. Fa sempre a botte, sa. E a te piace fare a botte, Batman? Certo. E te la cavi bene, Batman? Oh, beh, lo domandi a mio padre. Io c'ho proprio il pugno proibito, sa. Perché? Ti ha visto? No, l'ha assaggiato sul grugno. Perché ti piace fare a botte? Oh, che ne so. Pensa perché. Per che cosa? Cerca di pensare perché ti piace fare a botte. Perché mi diverte farlo. Questo sarà un osso duro da rodere. Ha convinto perfino me che il ragazzo è suonato. Anthony, se il tribunale ti libera, che cosa farai nella vita? Ma che questi mi molano. Rispondi alla domanda, Anthony. Che domanda? La mia. Se il tribunale ti libera, che cosa farai nella vita? Che ne so. Se fossi rilasciato oggi pomeriggio, cosa faresti per il resto della giornata? Tornerai in zona mia. E domani? Come domani? Sì, domani. Che ne so cosa faccio domani, non lo so. Anthony, per favore, cerca di rispondere alla domanda. Beh, non lo so. Dottor Walsh, lei ha udito Anthony Aposta deporre che gli piace battersi perché lo diverte farlo. Può spiegare questa testimonianza alla giuria in termini semplici, per favore? Il piacere che prova Aposta battendosi ha una duplice origine. Primo, il combattere gli dà una personalità. E secondo, in termini semplici, Aposta gode a soffrire. Dottor Walsh, lei ritiene che Anthony Aposta sia capace di un atto, diciamo di un estremo atto di violenza che richieda premeditazione? La premeditazione è inconsistente con la sua impostazione mentale. Lo Stato di New York, posso? Si accomodi, prego. È il suo datore di lavoro, vero, dottor Walsh? Dipendo da questo Stato, sì. E si rende conto che sta deponendo contro lo Stato di New York? Me ne rendo conto, certo. E non ha alcuna paura a testimoniare contro il suo datore di lavoro? La verità è la verità. Bisogna che il nostro perito demolisca questa deposizione immediatamente. Dopo non farebbe impressione. Dottor Andrade, quale apprezzato psichiatra vorrei parlarle un momento di Arthur Reardon. Nel suo rapporto al nostro ufficio lei ha detto che ha una dose più che normale di aggressività, unitamente a mania di grandezza. Sì, questa è in parte la mia diagnosi. Aveva l'ambizione di divenire una persona molto importante nel suo quartiere e sognava di poter diventare nel suo campo più grande di Al Capone. Sì, è vero. Dottore, lei è un esperto psichiatra. La sua opinione,
la sua opinione professionale. Come giustifica queste insopprimibili aggressività e manie? Paura. Paura? Arthur Reardon è un giovane pieno di paura. Direbbe in senso generale che ha dei complessi oppure specificamente che è un codardo? Oh, un profano potrebbe chiamarlo così. Un codardo o un bullo? Non so che significato dia la parola bullo, signor Bell. Un bullo è una persona così vigliacca che attacca solo coloro che non possono difendersi. Come un ragazzo cieco. Ecco chi è che chiamo bullo o codardo. Beh, è una bugia, lurido porco! Silenzio! Non permetta a nessuno di dargli del bigliacco! Silenzio! Arthur, siediti! Silenzio! Per favore, silenzio nell'aula. Questi fatenti mi fanno vomitare. Il servizio d'ordine è incaricato, nel caso di nuove escandescenze di questo imputato, di legarlo e imbavagliarlo, per evitare nuove interruzioni al procedimento. Come sarebbe imbavagliarmi? C'è libertà di parola, sì o no? Come ti permetti di venirmi a dire quello che posso fare? Imbavagliatelo. Imbavagliare un corno! Io ho i miei diritti! Sputellare un lurido spagnolo non vuol dire commettere un delitto! Lasciatemi! Lasciatemi! Non avete diritto a trattarmi così! Calmati! Non avete diritto! Non avete diritto! Hank, questo non torna al nostro vantaggio. Lo giudicheranno un pazzo scatenato, non un freddo assassino. Faremo una fatica terribile a dimostrare la premeditazione adesso. Dottor Andrade, lei ha dichiarato, parlando in veste professionale, che Anthony Aposto era cosciente della qualità e natura del suo atto quando ha pugnalato Roberto Escalante. Mi oppongo! Se quando ha pugnalato Roberto Escalante. Esatto. Dottore, come fa a dire esattamente cosa passava per la mente di Anthony Aposto quando e se ha pugnalato la vittima? Finora la scienza non ha scoperto i mezzi per determinare esattamente cosa passa per la mente di un uomo. Se Anthony Aposto non sapeva quello che faceva, sarebbe innocente agli occhi della legge, no? Temo di non poter rispondere su questioni legali. Beh, mettiamola diversamente, dottore. C'è nella sua mente il benché minimo dubbio che Aposto sapesse ciò che faceva se e quando pugnalò Escalante? Ma io non ho poteri psichici. Non posso rispondere alla domanda. Lei sa che secondo le leggi degli Stati Uniti un uomo è innocente finché non se ne dimostra la colpevolezza. Oh, sì, sì, lo so. Grazie, dottore, non ho altre domande. Può andare, dottore. Il prossimo testimonio. Chiamiamo Daniel Di Pace. Ma che stai facendo? Sto cercando la verità. C'è una procedura stabilita per questo. Non vorrei che tu lo dimenticassi. Cerco di avere giustizia. È la giuria che pensa alla giustizia. Considerati esonerato dall'incarico, Hank. Fa pure, te. Voglio vedere come farai a spiegarlo alla stampa. No, signore. Quindi lo hai colpito solo per difenderti. Grazie, Danny. A lei il test, signor Bell. Signor giudice, ho qui tre coltelli che vorrei acquisire come reperti. Nonché una dichiarazione giurata di una certa Angela Rugello, affermante che questi sono i coltelli a lei dati dagli imputati il 25 luglio. La dichiarazione continua affermando che Angela Rugello avvolse i coltelli in un giornale e li gettò sul sedile posteriore di un'automobile quello stesso pomeriggio e nelle stesse condizioni in cui le erano stati dati. E infine ho il referto della polizia sulle condizioni in cui i coltelli vennero trovati. Accluderò anche questi agli atti, ma a tempo debito. Posso avere i coltelli, prego? Mi tenga questo. Tu riconosci questi coltelli, Danny? No. Sei sotto giuramento. Non aggiungere il falso alle altre imputazioni. Che c'è di peggio che andare sulla sedia elettrica? Io non li riconosco. È questo il tuo? Non mi ricordo. O questo? Non mi ricordo. E forse quest'altro? Non mi ricordo. Non riconosci nessuno di questi coltelli? Proprio nessuno? Mi oppongo, sta influenzando il test. Il test ha già risposto alla domanda. Obiezione accolta. Danny,
Hai paura di confessare qual è il tuo coltello? No, non ho paura. Allora perché non riconosci il tuo coltello quando lo vedi? Mi oppongo. Il procuratore dà per scontato un fatto non provato. Non c'è alcuna testimonianza che colleghi alcuno dei coltelli con il test. Obiezione accolta. Tu sei un ragazzo molto svelto, con un elevato quoziente di intelligenza. Credi che la giuria sia disposta a credere che non riconosci il tuo coltello quando lo vedi? Non mi interessa se ci crede oppure no. Chi ha visto Roberto Escalante per primo? Non mi ricordo. Chi l'ha pugnalato per primo? L'abbiamo colpito tutti insieme. E tu quante volte l'hai colpito? Non me lo ricordo. Quando ti interrogai in istruttoria, mi dicesti di averlo colpito 4 volte. Io mi oppongo. Riformulerò la domanda. Danny, hai o no confessato in istruttoria di avere pugnalato Roberto Escalante? Sì, per difendermi. Non hai anche confessato di averlo colpito 4 volte? Rispondi sì o no? Mi oppongo. Il test può rispondere come meglio crede. Il test risponda all'ultima domanda. Sì, credo di averlo detto. E lo hai colpito con questo coltello? Mi oppongo. Rispondi sì o no? Mi oppongo. Il procuratore non ha ancora identificato il coltello. Non posso interrogare l'imputato se a ogni mia parola si fa opposizione. Lei sta intimidendo il test. Per Dio, ce l'ha messo lei sul banco dei testimoni. Signor Bell, devo avvertirla di usare un linguaggio più corretto. Signor giudice, mi perdoni, ma ero sul punto di stabilire qual è il suo coltello. Mi faccia procedere, la prego. Il test risponda all'ultima domanda. Rilegga l'ultima domanda. E lo hai colpito con questo coltello? Allora, Danny. Senta, anche se... Rispondi alla domanda sì o no, è questo il tuo coltello? Sì, sì, sì. E quante volte lo hai colpito? 4. Perché, Danny? Gliel'ho detto, non siamo andati. Perché, Danny? Non lo so! Perché? Perché? Perché gli altri... Perché gli altri due? Perché anche gli altri lo colpirono? Sì, sì, loro... E così tu l'hai colpito? Sì, l'ho colpito 4 volte! Ma che vuole da me? L'ho colpito! L'ho colpito, io l'ho colpito! Tu menti, Danny. Tu non l'hai mai colpito. Signor giudice, vorrei accludere questo referto agli atti. È il referto del laboratorio scientifico della polizia. Esso afferma che il coltello a serramanico, quello con il manico bianco e nero, quello che tu hai riconosciuto come tuo, non aveva alcuna traccia di sangue. È il tuo coltello, Danny, e non c'è la minima traccia di sangue. No, io l'ho pulito. Non potevi pulirlo al punto che il laboratorio scientifico della polizia non vi trovasse nemmeno una traccia di sangue. No, Danny. Tu non hai pugnalato nessuno, hai solo fatto finta di colpire Escalante. No, tu hai girato il coltello al contrario e lo hai colpito col manico sulla spalla. No, l'ho pugnalato, l'ho pugnalato. Tu menti, Danny. Danny, di che cosa hai paura? Danny, hai davvero ucciso Roberto Escalante? Io non ho mai ucciso nessuno in vita mia. Mai, mai. Oddio, mai. Calmati, Danny, calmati. Non voglio piangere. Solo i bambini piangono. Piangono anche gli uomini a volte. Chi ha ucciso Roberto Escalante? Anthony ha posto un debole di mente che una società organizzata avrebbe tolto dalla strada già da tempo? Arthur Reardon, un giovane così storpiato dalle pressioni e dalla povertà della vita, che la rabbia rende anche più pericoloso di Aposto e meno capace di controllare le sue emozioni? O Danny di Pace, i cui valori sono così contorti da quello strano ordine sociale che ha paura di ammettere di non aver ucciso? Signor Bell, si attenga al caso. Mi scusi, signor giudice. Non ho altre domande. Signor Randolph? Signor giudice, la difesa ha concluso. La corte si ritira. Signor Bell, la stampa sarà molto sorpresa per la sua strana requisitoria. Mi dica, è vero che lei è stato molto amico di Mary di Pace? Scrivete tutto quello che vi pare. Nessuna dichiarazione? Nessun commento. Signor Cole, lei si aspetta ancora di essere eletto governatore dopo lo scherzetto che le ha combinato il signor Bell? Niente da dire? Sì, certo. Levatevi dai piedi. Arthur Reardon, questo tribunale ha deliberato che siate internato nel carcere statale di Elmira per un periodo non inferiore ai 20 anni e non superiore alla vostra vita naturale. Anthony Aposto,
Il tribunale vi affida al manicomio criminale di Stato di Matawan, dove resterete fino al momento in cui sarete giudicato di nuovo capace di riprendere il vostro posto nella società. Daniel Di Pace, voi avete agito di concerto con gli altri due imputati e pertanto siete divenuto loro complice. Comunque la Corte ha ritenuto opportuno essere clemente nel vostro caso e vi giudica colpevole di aggressione di terzo grado. Sarete mandato nel carcere minorile di Elmira, Stato di New York, per il periodo di un anno, per essere esaminato, curato e riabilitato. L'udienza è tolta. Mio povero figlio, così rendete giustizia a un povero ragazzo cieco? Risparmiate gli animali che hanno ucciso mio figlio? Sono molti quelli che hanno ucciso suo figlio, signora.